Arriviamo a una delle dei principali diciamo nodi del diritto d'autore e che diventa anche la principale fonte di leggende metropolitane. Passatemi la battuta, però spesso succede. Ecco, questa sarebbe una slide da fare in aula, da presentare in aula perché potrei vedere le vostre facce. Cosa che qua faccio fatica perché sennò dovrei riattivare, togliere la condivisione e vedervi in faccia, ma perché io ho lasciato volutamente la risposta in bianco, ovvero come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni, cioè come fa una persona che ha creato una di queste 10 cose, no, che abbiamo visto, ad avere il diritto d'autore su quello che ha creato. E lì solitamente arrivano delle risposte. Quando io faccio questa domanda di fronte a un'aula, cominciano ad alzare la mano e a dirmi, allora, diciamo le risposte standard che mi arrivano sono più o meno tre. Una è, devo registrare l'opera presso qualche ufficio, alcuni dicono la SIAE, alcuni dicono l'ufficio, che ne so, copyright, ufficio brevetti, marchi, copyright, alcuni dicono presso un notaio, non so, cioè, comunque per avere il diritto devo registrare e depositare l'opera. Altri dicono devo fare un contratto, devo sottoscrivere un contratto di edizione o di produzione con qualcuno perché così da quel momento ottengo il diritto. Altri mi rispondono no, non devo fare nulla, il diritto si acquisisce automaticamente, cioè senza dover passare da uno di questi due, cioè con un atto, diciamo, col semplice atto creativo si ottiene il diritto. Vi lascio 10 secondi di thriller, di suspense. Cioè, provate a pensare in quale di queste tre, oppure se ce n'è una quarta, potete anche scrivermela in chat e la discutiamo dopo quando passiamo alla seconda parte del corso. Ci fermiamo un minuto e la guardiamo. Adesso non riesco a guardare la chat, se no devo interrompere la registrazione. Però sono sicuro che siete più o meno in queste tre opzioni, forse ce n'è una quarta, però la risposta esatta è l'ultima. Cioè, il diritto d'autore non richiede una particolare formalità per la sua acquisizione e costituzione. Perché dice l'articolo 6 della legge sul diritto d'autore che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera. Quale particolare espressione del lavoro intellettuale? Ok. So che magari vi ha disorientato, però la risposta è questa, cioè non devo fare nulla per ottenere il diritto d'autore, cioè nel momento in cui io ho creato l'opera e l'opera ha quel carattere creativo di cui vi ho parlato prima, la legge prevede che già io abbia tutti i diritti che vengono attribuiti dall'ordinamento giuridico agli autori, che dopo vi farò vedere in una slide, sono tantissimi, cioè è un fascio di diritti molto molto articolato. Ok? Quindi da questo principio derivano tutta una serie di conseguenze, che io dopo vi spiegherò in una slide, che io chiamo copyright closed by default, cioè è tutto sotto copyright tranne ciò che sono sicuro essere fuori dal copyright. Perché? Perché è ovvio, perché se il diritto d'autore scatta automaticamente vuol dire che se un'opera non l'ho creata io, vuol dire che qualcun altro l'ha creata e vuol dire che questo qualcun altro tendenzialmente avrà un copyright. Poi possiamo discutere del fatto che questo qualcun altro mi consenta o meno che io la utilizzi senza problemi, questo è un altro discorso, però c'è un copyright, cioè c'è più o meno sempre un copyright, anche se non c'è scritto, a parte che c'è quasi sempre scritto, se ci fate caso nei siti web, nei social, cioè andate in un angolino in basso e trovate sempre appunto, un disclaimer, una pagina che vi dice le policy di copyright, andate a leggere, c'è scritto che ci sono dei diritti, che qualcuno vanta dei diritti, poi che la gente se ne freghi, passatemi il termine, che la gente non se le vada a leggere queste pagine e faccia finta che il copyright non ci sia, è un altro paio di maniche su cui anche lì potremmo aprire una lezione più da filosofia del diritto che da diritto, diciamo, applicato e operativo, ma è così, il principio generale è che sostanzialmente tutto ciò che viene creato e che ha un minimo di carattere creativo ha una tutela. A meno che appunto si ricada in alcune situazioni o di pubblico dominio perché il diritto è scaduto o di libera utilizzazione come vi farò vedere dopo. Probabilmente voi prima quando vi ho fatto la domanda però siete un attimo caduti nell'equivoco, vi siete confusi e avete risposto ad un'altra domanda, cioè coloro che hanno risposto dicendo devo andare alla SIAE a depositare l'opera oppure devo andare dal notaio a depositare l'opera,
non è che non abbiano risposto male, è che hanno risposto a un'altra domanda. Cioè, si sono confusi, diciamo, tra il piano sostanziale, noi giuristi diremmo questo è il piano sostanziale e questo è il piano probatorio. Cioè, un lato è quello dell'acquisizione del diritto, l'altro lato è quello della possibilità di dimostrare l'acquisizione del diritto. Capite che è un passaggio, no, logico e concettuale diverso, una sfumatura non da poco. Cioè, io il diritto ce l'ho nel momento in cui creo l'opera. Il problema diventa più che altro riuscire ad avere una prova solida di questo mio diritto, riuscire a dimostrare la paternità dell'opera, come si usa dire. E qua non ho una norma da proiettarvi, se vedete, cioè qua non ho messo non c'è un copia e incolla di una legge, di un articolo di legge, c'è un principio che si può dedurre, diciamo, dalla giurisprudenza, dal buonsenso, anche dalla logica, cioè colui che riesce a dimostrare una prova anteriore rispetto a quella di tutti gli altri, diciamo, pretendenti, viene considerato l'autore. No, mi sembra anche abbastanza logico. Cioè, se io riesco a dimostrare di essere in possesso di una copia di quell'opera, di quell'articolo, di quella fotografia, di quel software, prima di altri cinque che sostengono di essere gli autori, sono io che vinco in tribunale, diciamo, sono io che vinco di fronte a un contenzioso. Ovviamente questa anteriorità temporale dovrebbe essere il più certa possibile, cioè nel diritto italiano noi abbiamo questa cosa del concetto di data certa, cioè cosa vuol dire data certa? Vuol dire che è una data che non è sindacabile, non è soggetta a un'ulteriore verifica, cioè salvo querela di falso, cioè quindi salvo che ci sia stata una manomissione, una cosa abbastanza grave, quella data viene considerata certa da qualsiasi giudice, da qualsiasi pubblico ufficiale, ok? E quindi come faccio a dare data certa a un'opera? Allora, in molti casi la data certa c'è implicitamente, nel senso che nel vostro. Facciamo un esempio a voi molto vicino, ovvero la tesi di dottorato. No? La tesi di dottorato è un'opera che poi, nelle migliori delle ipotesi, come auguro a tutti, viene pubblicata magari non in forma di monografia, ma magari in qualche archivio o repository di ricerche, però insomma viene pubblicata, quindi è un'opera che poi viene destinata alla pubblicazione e che quindi si espone al problema del diritto d'autore, alla copia e via dicendo. E voi dite, ma caspita, io voglio sapere se ho data certa. Direi che nel caso di un'opera, di una tesi dottorato pubblicata nell'archivio ufficiale di una pubblica amministrazione, cioè quindi di un'università pubblica come la vostra, non si pone il problema, nel senso che la data certa è quella che viene già data dall'Università di Trieste, no? Cioè io carico la mia tesi e il repository viene, come dire, presidiato da un ufficio preposto che ha un ruolo, diciamo, di pubblico certificatore. E appunto, salvo che qualcuno riesca a dimostrare che ci sia stata una manomissione nei sistemi, quella lì fa data certa. Ma anche nel vecchio mondo, adesso voi siete insomma giovani, ma no, insomma, non siamo così distanti. Io ho 42 anni e quando mi sono laureato, quindi non dottorato, quando mi sono laureato io nel 2003, c'era ancora l'archiviazione cartacea a Pavia, all'Università di Pavia. E quindi io ho depositato la tesi di laurea in formato cartaceo. Forse ancora adesso in alcune università si fa ancora. Cioè, e quella lì è una prova, nel senso che dà una data certa, perché quando io sono andato a depositare la tesi, mi hanno messo un timbro sul libretto, se ricordo bene, oppure c'era insomma uno statino, qualcosa che ti veniva rilasciato con scritto che in data X, in data, non so, ecco, 2 dicembre del 2003, lo studente Simone Aliprandi ha depositato la tesi di laurea dal titolo X di pagine tot e via dicendo. Quella lì è una data certa, perché? Perché nel caso qualcuno voglia copiare un capitolo intero della mia tesi, un professore malevolo, un collega di università che voglia copiare un intero capitolo della mia tesi per farne un articolo, casca male, perché insomma, agli atti, in un archivio pubblico presidiato dalla pubblica amministrazione, c'è un documento che ha sì una data certa, perché difficilmente, no? Diciamo, il funzionario della segreteria studenti che ha protocollato quel documento può aver manomesso il protocollo, ok? Quindi questi sono esempi, però ci sono tante situazioni in cui la data certa ce l'abbiamo implicitamente, no? In tanti casi. In tutti quei casi in cui invece la data certa non ce l'abbiamo, quindi ce la dobbiamo creare noi, non so,
ipotizziamo invece che stiamo scrivendo un articolo che mandiamo ad una rivista, mandiamo a un giornale, a una casa editrice, un saggio che mandiamo a una casa editrice per la sua valutazione, allora la data certa ce la dobbiamo fare noi. Ok? Quindi lì un po' di attenzione ci vuole. Adesso vabbè, qui non ho la slide, però ci sono tanti modi per ottenere una data certa, fra cui ad esempio la famosa PEC, la posta elettronica certificata, è uno dei modi, cioè certo non è quello più comodo per fare questa cosa, perché se usate la PEC a volte non funziona, cioè la PEC funziona se la mando ad un'altra PEC, quindi se devo inviare l'articolo ad una casa editrice non è proprio l'ideale mandarglielo via PEC, però posso automandarmi una PEC, no? Posso mandarmi una PEC con dentro l'allegato prima di inviare l'email normale alla casa editrice e ho una sorta di data certa sull'email e sul contenuto di questa email in cui c'è l'allegato. Abbiamo la firma digitale, cioè la firma digitale, quella con smart card, quella con il dispositivo OTP, o con chiavetta, cioè la firma digitale vera, che immagino qualcuno abbia, perché magari, non so, appunto, se siete iscritti ad un ordine professionale, chi è iscritto all'ordine degli ingegneri, degli avvocati, tendenzialmente deve averla. Quella permette di marcare temporalmente un file, quindi io lo firmo e gli metto la marcatura temporale, cioè gli metto dei metadati che sono irremovibili e non manomissibili, non manomettibili, scusate. E quindi fanno prova di data certa, cioè nel senso che io mi salvo il file con questi metadati di marcatura temporale e la mia firma, quindi il file contiene delle informazioni che dicono che quel file proviene da me, perché c'è la mia firma, e che è stato firmato in una data specifica, che è appunto fino a querela di falso, fino a prova contraria, certa. Ok? Questi sono vari modi, ce ne sono alcuni online, ripeto, la slide, vabbè, avrei potuto mettervela, però avevo deciso di non andare troppo lungo su questa parte. Ci sono delle piattaforme che permettono di marcare temporalmente i file senza avere la firma digitale, cioè sostanzialmente vi loggate su queste piattaforme, loro vi mettono la marcatura temporale e vi restituiscono il file. Ve lo sto spiegando molto banalmente, è un po' più complesso, però sono molto semplici da usare, ve ne cito una che, non so, Patamu, che è stata creata da un ricercatore italiano, ma ce ne sono tante. Ok? Potete andare a trovarle. Di chi sono? Ecco, l'altra domanda che sicuramente vi starete facendo è questa, cioè, quindi di chi sono originariamente i diritti d'autore? Ho sottolineato originariamente, perché poi sappiamo che i diritti d'autore vengono ceduti, passati alle case editrici attraverso i contratti, lo so, ma in origine chi è che li ottiene? La risposta, secondo me, qui è molto molto banale, nel senso che si chiama diritto d'autore, quindi cioè, di chi saranno i diritti, no? Dell'autore. Cioè la regola generale è che i diritti si chiamano diritti d'autore apposta, cioè sono diritti dell'autore, cioè la persona fisica che crea l'opera. Anche se siete dipendenti di enti e via dicendo, enti pubblici, enti privati, aziende, studi professionali. In realtà, nel diritto d'autore italiano, la regola è che il diritto d'autore sia della persona fisica che crea l'opera. Poi, questa persona la può cedere, può cedere i diritti e far sì che, cioè, spogliarsene per un tempo determinato, che è quello indicato nel contratto, e far sì che sia un altro soggetto a gestirli. Quello sì. Però non dobbiamo partire, cioè, non dobbiamo dimenticarci che siete sempre voi la fonte originale del diritto. Ecco perché è importante che facciate un corso come quello di oggi. Adesso non è per portare acqua al mio mulino, però cioè, tutti i dottorandi, cioè tutti coloro che di lavoro nella loro vita scriveranno tanto, dovrebbero avere questa minima infarinatura sul diritto d'autore, perché questo vi permette appunto di evitare di diventare tappetini, quello che diceva prima quella persona sui social, no? Cioè partire dal presupposto che siete voi la prima fonte del diritto e siete voi quelli che firmano i contratti. Vi fa aumentare la consapevolezza e anche il livello di responsabilità. Ok? Poi possiamo entrare nella discussione del fatto che si firmano cose senza leggerle, e lì è un altro problema. Però, ok, quindi tendenzialmente, anche quando lavorate come dipendenti, tendenzialmente siete voi gli autori. Poi si può andare a verificare se nel contratto di lavoro che vi hanno fatto sottoscrivere c'è una clausola che vi fa cedere tutto ciò che producete al datore di lavoro, ma fateci caso che non è così frequente. E tra l'altro, in quanto dottorandi e assegnisti di ricerca, non siete davvero dei dipendenti dell'università. Fateci
Fate attenzione a questo aspetto. Quindi siete voi titolari dei diritti, siete voi che firmerete le liberatorie, siete voi che firmerete i contratti di edizione, non il vostro Ateneo. Ok? Eccezione a questo principio viene fatta per software, banche dati e opere di design. Perché? Perché sono nuove forme di creatività, come dicevamo prima, molto legate allo sviluppo tecnologico. Si pensa, il legislatore europeo ha pensato che fosse più opportuno, soprattutto per software e banche dati, se ci pensate, cioè vengono spesso sviluppate in un lavoro di team, un lavoro in un progetto aziendale, cioè è difficile che uno, cioè sì, allora di sviluppatori software che hanno scritto tutto dall'inizio alla fine del loro software ne conosco molti, no? Però i software che poi vengono commercializzati spesso vengono da un lavoro più complesso in cui ci sono dentro componenti magari che sono state realizzate prima dall'azienda, righe di codice scritte per le interfacce scritte da altri, via dicendo. Quindi lì lo sviluppatore di software che è dipendente di una software house sa che il suo diritto viene trasmesso automaticamente al datore di lavoro, quindi è il datore di lavoro ad avere fin dall'origine il diritto di utilizzazione economica. Però la legge dice salvo patto contrario, quindi anche in quel caso si può andare contro a questa regola. Ok? Ecco, ripeto però, attenzione a questo passaggio, cioè a meno che stiate sviluppando software, banche dati, opere di design, e negli esempi che noi stiamo facendo in realtà è un po' marginale questo aspetto, perché voi scriverete più che altro paper, articoli, monografie, in tutti quei casi siete voi i titolari dei diritti. Altro principio generale su cui... E poi più o meno con i principi generali abbiamo finito, credo, sì, adesso anche il colorario sono abbastanza giusti. È questo, cioè, vediamo al negativo, abbiamo detto che cosa tutela il diritto d'autore, vediamo che cosa non tutela. Il diritto d'autore non tutela le idee, e questa cosa solitamente disorienta, no? Perché uno ha sempre pensato che il diritto d'autore sia quella cosa che tutela le idee, no? Io ho quell'idea, l'ho avuta io, quindi ho il copyright, frase notoriamente più volte sentita, no? Anche nel vostro mondo, nel vostro settore. E invece no, l'articolo 9, numero 2 dei TRIPS, che è uno dei principali trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, e che è quello oggetto in questi giorni di dibattito, se ci fate caso, in materia di brevetti sui vaccini. Cioè, alcuni sostengono che si dovrebbe derogare a questi patti, a questi accordi internazionali, nella parte sui brevetti, in virtù di un'esigenza di salute pubblica e quindi sostanzialmente, mettere in secondo piano i brevetti, i diritti esclusivi ottenuti dalle aziende farmaceutiche, dalle ditte farmaceutiche sui brevetti Covid e iniziare a svilupparli, ogni paese a svilupparlo localmente senza dover chiedere il permesso. Vabbè. Detto questo, oggi noi non parliamo di brevetti, ma appunto di diritto d'autore, e l'articolo 9, numero 2, ci dice che la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali. Quindi non è tanto l'idea o il procedimento o il concetto, ma è come esprimo un'idea. Ok? Quindi il copyright ce l'ho sul modo in cui io la estrinseco, cioè il concetto matematico. Ipotizziamo che dobbiamo scrivere un manuale di matematica, partecipiamo alla realizzazione di un manuale di matematica per il liceo scientifico. Ma è chiaro che la matematica è uguale a quella che avete studiato voi 7-8 anni fa al liceo, no? Non è che sia cambiata, salvo forse alcuni livelli magari molto elevati di matematica sperimentale, però la matematica quella è. Ciò nonostante, se un autore scrive un nuovo libro o degli autori scrivono un nuovo libro di matematica per il liceo, avranno il copyright su questo libro, cioè avranno il copyright non tanto sul concetto che è spiegato, perché i concetti sono sempre gli stessi, ma su come è stato spiegato. Cioè su, che ne so, i testi che vengono scritti per spiegare l'organizzazione dei concetti, cioè il fatto di scegliere di spiegare prima un certo tipo di equazione, dopo un altro tipo di equazione, fare gli esempi, le esercitazioni, la grafica, su tutta quella parte lì che è quella creativa, cioè il come io esprimo il concetto, su quello ho il diritto d'autore, non sull'idea in sé, sul concetto in sé. Questa cosa ce la spiega meglio il giurista tedesco Köhler, giurista del primi Novecento, quindi è una teoria che ci portiamo dietro da più di un secolo, che ha diviso il diritto d'autore, diciamo, in tre strati, in tre livelli: la forma esterna, forma interna e contenuto.
Cioè, la forma esterna è la forma con cui l'opera appare nella sua versione originaria, cioè l'insieme di parole e frasi nell'opera letteraria, nella melodia o ritmo e armonia nell'opera musicale, eccetera. La forma interna invece è la struttura espositiva dell'opera, ovvero quello che dicevo io, non so, l'organizzazione generale del discorso, cioè vedete la scelta, la sequenza degli argomenti nell'opera letteraria, cioè quindi io prendo il manuale di matematica, guardo l'indice degli argomenti, quindi non apro neanche il libro, mi fermo all'indice e già da lì capisco, no? Già da lì capisco quali sono state le scelte creative degli autori del libro e quindi già vedo che c'è qualcosa di creativo. Oppure i passaggi essenziali del discorso musicale, le note determinanti, la linea melodica nell'opera musicale, via dicendo. Il contenuto invece che cos'è? Il contenuto invece è l'argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee e le opinioni, le teorie in quanto tali, e cioè a prescindere dal modo in cui esse sono scelte, coordinate e presentate. E quindi vi chiedo, mi auguro che ormai abbiate capito il concetto, secondo Köhler dove arriva la tutela del diritto d'autore rispetto a questi tre livelli? Anche qua, 5 secondi di suspense. Le copre tutte e tre, le copre solo due, ne copre solo una. Secondo Köhler, il diritto d'autore arriva fino a qua. Cioè, il diritto d'autore copre la forma esterna e la forma interna dell'opera, cioè dove c'è una scelta creativa, non il contenuto. Ok? E infatti, lo dice la slide successiva, secondo tale teoria, è tutelata la forma esterna e la forma interna, ma non il contenuto. Quindi il diritto d'autore tutela opere, non tutela idee. Vedete, in conclusione è tutelata dal diritto d'autore l'opera dell'ingegno di carattere creativo formalmente espressa, mentre non sono suscettibili di protezione né le semplici idee né forme espressive elementari non idonee a rappresentare fatti o sentimenti. Questo è interessante. Cioè, anche se un'opera l'ho creata io, ma se non ha una, cioè, se non è sufficientemente creativa, non può essere, cioè se non rispecchia un minimo di mio modo di fare e vedere le cose, non può essere creativa, anche se l'ho fatta io. Cioè, passiamo un esempio, vi faccio un esempio del mondo musicale, perché vabbè, mi viene bene, io ho un passato anch'io da musicista, diciamo, dilettante, però conoscete, non so, le tastiere elettroniche, i sequencer, cioè cose che hanno, questi strumenti che hanno delle basi registrate. Ecco, queste basi sono uguali, cioè chiunque ha quel tipo di quel modello di tastiera, un modello di sequencer, ha la stessa identica base. Quindi io per fare un brano musicale dance, non basta che io prenda 3 minuti di quella base e li metta su un disco per dire quell'opera musicale, quella è un'opera musicale scritta da me e ho il copyright. Ok, devo dargli una forma, anche rudimentale, devo fargli, non so, un intro, una strofa, un ritornello, una linea melodica, dei suoni che ogni tanto cambiano, un'armonia, degli accordi che cambiano. Ok, perché se io prendo la base così com'è e la lascio andare per 3 minuti, non ho creato un brano musicale. Adesso qualcuno di voi sorriderà perché in effetti alcuni brani di musica house, di musica dance, in realtà sono più o meno quella roba lì, però adesso non vorrei che si offendessero i producer e i DJ che fanno quel tipo di musica. Ecco, qui avevo una slide sui brevetti, oggi non è, ripeto, materia di oggi, però per coloro che invece erano, come dire, avevano questa aspettativa, qui avete uno schema che riassume un po' quello che abbiamo detto finora sul diritto d'autore, mettendolo a confronto, vedete in questa colonna, e lo mette a confronto con i brevetti. La principale distinzione, cioè a parte l'oggetto, vedete, il diritto d'autore si occupa di opere dell'ingegno di carattere creativo, mentre il brevetto si occupa di invenzioni, modelli di utilità e varietà vegetali. Quindi già capite che siamo in due mondi molto diversi. Ma una delle principali differenze è questa qua in basso, cioè il diritto d'autore non costa nulla. Cioè per il fatto che è automatico e viene ottenuto senza una formalità, come dicevo prima, con la semplice creazione dell'opera, vuol dire che non costa nulla dichiarare sotto copyright un'opera. E invece il brevetto ha un costo sia di redazione che di registrazione, molto più pesante quello di redazione che di registrazione. Cioè, registrazione sono nell'arco di un brevetto europeo di qualche migliaia di euro, 2.000, 3.000, cioè non è tanto per un'azienda che deve depositare un brevetto. Il costo più forte è la redazione, cioè è il strutturare la documentazione del brevetto in modo tale che sia solida dal punto di vista poi delle eventuali contestazioni. E questo costa un sacco di soldi perché bisogna farlo fare da
uffici da professionisti specializzati in quella cosa lì, che sono, normalmente sono più degli ingegneri che degli avvocati. Cioè, se voi andate a guardare l'albo dei consulenti di proprietà industriale, che è un albo separato rispetto a quello degli avvocati, ci sono sia dei laureati in giurisprudenza, ma c'è una buona fetta, forse addirittura maggiore, di laureati in ingegneria. Perché? Perché descrivere un brevetto richiede una competenza che non è tanto giuridica, ma è tecnica, è ingegneristica. E farlo bene richiede una competenza, insomma, li pagate a fior di 300-400 euro all'ora un senior, cioè la consulenza di uno studio brevettuale importante, a 500 euro all'ora, a seconda di quanto è esperto e complesso esperto il professionista e complesso il brevetto. Quindi fate voi i conti di quanto può venire a costare una documentazione di 100-150 pagine per un brevetto molto complesso. Ok, si va su decine di migliaia di euro di consulenza a volte. Motivo per cui le università che sviluppano tecnologia, i politecnici, le facoltà di ingegneria, di informatica e via dicendo, o le facoltà di farmacia, hanno degli uffici che si occupano di questo. Ufficio, che ne so, trasferimento diritti viene chiamato, ufficio proprietà intellettuale, proprietà industriale, a seconda dei casi, perché è un asset strategico, puoi avere un brevetto. Però ripeto, oggi non ci occupiamo di quello. Se qualcuno è interessato, ci sono anche di quello ci sono delle mie lezioni intere. Quello che ci interessa però è capire quando il diritto d'autore e il brevetto si incrociano. E questo succede a voi, soprattutto appunto coloro che scrivono, che sono nell'ambito tecnico delle scienze o del mondo tecnologico delle scienze. Perché? Perché a volte io in un articolo scientifico che devo presentare a un convegno o agli atti di un convegno o l'articolo che mando in valutazione per una rivista, per un journal, devo spiegare delle cose che poi in realtà sono anche oggetto di brevetto. E quindi entro in un, come dire, in un loop. In un paradosso per cui da un lato il brevetto deve essere registrato e richiede magari ancora del tempo perché c'è del lavoro da fare e quindi non è ancora pronto, e dall'altro devo stare attento a non giocarmi troppo presto le carte nel paper, perché? Perché uno dei requisiti del brevetto, lo dicevo qua, è la novità. Attività inventiva è novità. Vuol dire che quando io vado a depositare un brevetto deve esserci una componente di novità, cioè deve essere una cosa che nella tecnica di quel settore non era mai stata fatta prima, mai concepita prima. Se io questa cosa, 6 mesi prima del deposito del brevetto, 10 mesi prima, un anno prima, l'ho già raccontata per filo e per segno in un paper per partecipare a un convegno, per partecipare ad una pubblicazione, mi sono bruciato il brevetto. Allora ecco che si sono inventati la soluzione dell'embargo, cioè posso pubblicare, posso iniziare a mandare avanti la pubblicazione, ma sapendo che non venga ancora, che per un certo periodo di tempo non viene ancora resa pubblica. Quindi è una pubblicazione che rimane congelata, va in valutazione, va in un repository, però non viene ancora resa pubblica finché non scade il periodo per il cosiddetto embargo. Ecco perché si parla spesso di embargo.